Ciao, io sono Esmeralda, sono di Roma. Roma è nella regione Lazio. Roma è la città più bella del mondo, piena di monumenti, dal periodo romano al barocco, al rinascimento, all'arte contemporanea. A Roma c'è veramente tutto. Beh, io sono di Firenze, mi chiamo Giulia. Firenze in Toscana. Firenze è la città più bella del mondo e la più amata dagli americani. È più piccina, ma offre molteplici opere d'arte. E pensate al padre della lingua italiana, a Dante, Boccaccio. Pensate ad artisti come Giotto, il Cimabue, Anche Michelangelo. noi abbiamo Michelangelo, la Cappella Sistina, infatti sta a Roma, non a Firenze. Ma il cupolone del Brunelleschi? Anche noi abbiamo un cupolone abbastanza importante e abbastanza Ma vuoi visitato. mettere il Ponte Vecchio? Noi non siamo venute qui a parlare di letteratura e Hai di ragione. arte, siamo venute qui a parlare di cucina e di un piatto estivo che amiamo tutte e due gustare in maniera diversa. Per esempio, la panzanella a Roma. E panzanella a Firenze, ma quella di Firenze è più buona. Ovviamente. E questi sono gli ingredienti: pane, olio, sale, pomodori e basilico. Ed è molto facile perché tutti possono prepararla in poco tempo e con pochi soldi. Ed è una specialità romana che ha origine tra i pastori della Campania laziale. E gli ingredienti sono pane vecchio bagnato, pomodori, basilico, olio, aceto, cipolla, sedano, sale e pepe nero. È molto facile prepararla perché non va neanche cucinata. Già nel XVI secolo il pittore manierista Bronzino parlava di questa specialità fiorentina. Giulia, vuoi provare la mia panzanella? Ma sì, dai, e te vuoi assaggiare la mia? Se proprio insisti. È abbastanza buona. Non male questa panzanella toscana. È molto buona. Ammappa che buona sta panzanella! Ma regà, se vediamo a Roma e fateci sapere quella che vi è piaciuta di più. Maremma buona sta panzanella. Cari ragazzi, ci si vede a Firenze e fatemi sapere qual è quella che vi è garbata di più. Ciao, io sono Esmeralda, sono di Roma, nella regione Lazio. Roma è la città più bella del mondo. Ci sono molti. Perché no? E tu vuoi assaggiare la mia? You have to eat it. Ok.